cosa si preparerà per poterlo fare. Ho qui alla mia destra la presidente dell'associazione Quartieri Tranquilli, che è la giornalista Nina Sottis, e come c'è anche Letizia Riccatore, sempre della stessa associazione. Io, senza farvi perdere tempo con gli inutili preamboli, visto che abbiamo poco tempo, darei immediatamente la parola alla giornalista Sottis, in modo che ci spiega un attimo come è venuta questa idea e perché ha chiesto di incontrarvi. Grazie. Grazie a lei e grazie anche a tutti voi. Adesso preparatevi, perché vi racconterò qualcosa di assolutamente visionario. Devi accendere il microfono. Allora, grazie a Colella e grazie a tutti voi. E quello che ho detto prima, lo ripeto con voce più stentorea, visto che mi sentite adesso, preparatevi perché vi sto portando un'idea visionaria. Chi vuole starci può entrare in un mondo che non è detto che andrà proprio come vogliamo, ma forse potrebbe diventare un po' meglio. Noi siamo divisi a zone e Antonella sovrintende la zona 9. Le zone di Milano sono molto grandi, per cui è difficile sentire un'appartenenza alla zona 5, zona 6, zona 7, zona 9. Molto più semplice, forse, sarebbe sentire un'appartenenza a un quartiere, ad esempio al quartiere Gocca, oppure al quartiere che voi sentite nel vostro cuore. I quartieri tranquilli vorrebbe ricreare quell'antica divisione in modo che ognuno si possa sentire a casa sua e possa riconoscere i vicini di via, di casa, di, insomma, un rapporto più stretto tra tutti quelli che ci stanno accanto. Io vivo a Brera, pensavo che Brera fosse un quartiere terribilmente fighetta e terribilmente freddo. Ho scoperto, girandolo a fondo, che è un quartiere profondamente solidale, che dà da dormire a 187 persone senza casa. Ho scoperto anche, ieri, aprendo la farmacia, l'antica farmacia di Brera, con un'allergologa a disposizione di tutti quelli che entravano e che volevano chiedergli consigli, che abitiamo ormai in una città disabituata a chiedere e a pensare che possa avere qualcosa senza dover parlare. Infatti quasi tutti quelli che entravano in farmacia chiedevano anche qualcosa per l'allergia, quando gli veniva detto: guardate che c'è lì una dottoressa che risponderà a tutte le vostre domande, chiedevano: cosa bisogna fare? Ecco, per una volta vorrei fare in modo che nei quartieri ci fosse la consapevolezza che si può avere senza pagare niente, e anzi è un diritto avere qualcosa. E come prima cosa è un diritto avere l'aiuto del comune. Letizia, io e degli altri che fanno parte dei quartieri tranquilli ci impegniamo a fare in modo che tutto questo possa succedere. Ognuno dà quello che può. Chi può dà tanto, chi può dà solo una giorno. Chi sa cucinare, cucina per chi non lo sa fare o non lo può fare. Chi ha dei bambini e deve lavorare, troverà sicuramente la persona che li terrà fino alle 7, ora in cui torna dal lavoro. Insomma, vorremmo azionare una corda solidarietà. Io non so se voi vivete in un quartiere così organizzato che di niente di questo ha bisogno. Io so soltanto che dopo 41 anni di lavoro al Corriere della Sera posso portare visibilità alla Bicocca. E allora vorrei raccontare tutto quello che succede qua, che già avete creato. Per questo abbiamo tre veicoli. Il Corriere della Sera, che si appresta a creare
una pagina prima al mese e poi si spera anche alla settimana, che si chiamerà Quartieri Tranquilli, e ogni volta racconterà di un quartiere e le cose che ci sono. Tele Lombardia, che ci regalerà un'ora e mezza al giorno, che sono tantissime, in cui evidenzierà tutte le cose belle che ci sono a Milano. E poi il nostro sito, Quartieri Tranquilli, che vi farà vedere Marco Poltronieri, in cui ognuno potrà scrivere dentro cosa fa, cosa c'è di bello, dove vive e che cosa si potrebbe fare. Insomma, Quartieri Tranquilli vuole tentare di creare una sinergia, vuole tentare di creare qualcosa che ci unisca tutti quanti per creare un mondo più allegro, più vivibile, sicuramente più sorridente. È tutto un po' visionario quello che vi dico? No. Mi sembra impossibile raggiungerlo? No? No? Beh, già questo è fantastico. E allora proviamoci insieme. Dalla parte nostra abbiamo di sicuro un momento storico che ci aiuterà. Nessuna soldi, siamo tutti messi molto male, per cui qualsiasi cosa ci piove addosso non può essere che meglio di quella che c'è. E adesso Antonella, parlaci del tuo bel quartiere, un quartiere che mi sembra meraviglioso, perché ci sono tante facce sorridenti e persone che dicono sì, tutto quello che lei sta dicendo è possibile. Voi avrete una referente piena di attenta tenerezza per le persone, che è Letizia. Letizia e io lavoriamo strettamente insieme. Tutto quello che fate, che riuscirete a fare, lei lo annoterà, lei lo riporterà e poi andiamo in onda per una Milano migliore. Io sono un po' al punto di riferimento per la vostra zona, ho sentito già l'Antonella che siete, non so adesso se siete tutti di un solo quartiere o siete di tanti quartieri, comunque della zona 9, giusto? Sì. Quindi io sono il vostro punto di riferimento, la voce sul sito, perché se voi mi mandate le notizie, anzi noi cerchiamo persone che ci diano notizie buone, meno buone, perché magari si riesce a risolverle contattando le persone giuste o muovendo, se si può, le persone utenti o in comune. Noi, avendo il patrocinio del comune, siamo anche abbastanza avvantaggiate e abbiamo degli interlocutori su cui si può, con cui si può intervenire o influenzare. Io poi vi darò la mia mail e quindi voi sapete che se mi mandate delle cose io o le raccolerò, perché probabilmente sono troppo lunghe o sono, quindi le devo un po' per pubblicarle sul sito, bisognerà elaborarle, però poi io ve le rimando come le pubblicherei, quindi voi, come ho già fatto con Antonella, che gli ho mandato una notizia e lei l'ha elaborata e poi me l'ha rimandata, così è un misto di aiuto e di collaborazione, proprio perché io non posso sapere esattamente tutto, quindi siete voi i miei aiuti. E niente, la prima cosa che ho fatto, diciamo adesso ultimamente, che sono riuscita a mettere contatto Antonella con alcuni dell'ufficio stampa della Pirelli, in modo che probabilmente si riuscirà a far uscire da un edificio Pirelli una targa dedicata a 184 operai che sono morti durante la guerra, che sono stati deportati oppure che sono stati fucilati dai tedeschi, e quindi forse questa targa verrà poi costruita, posizionata in Piazzale Greco, anche con l'aiuto dell'Accademia di Greta. Questo è il sogno, che noi, l'unica cosa è che finalmente adesso abbiamo individuato le persone con cui parlare, direi. Vediamo
proseguire su questa strada. Ecco, poi io ho bisogno appunto da voi che mi parliate. Io ho visto che nella vostra presentazione sono individuati come quartieri della zona 9 solo isole di Cocca. Invece qua noi abbiamo le associazioni di tutta la zona 9. Il discorso è che si intende partire, diciamo, da questi quartieri per poi allargare il discorso, perché noi siamo ricchissimi di quartieri, cioè abbiamo dei quartieri che a Milano qualcuno non ha mai neanche sentito nominare, non so, a Prato Centenario adesso qualcuno lo conosce perché c'è la fermata della linea 5 metro, ma Segnano magari non lo conosce nessuno, c'è Povisa, c'è Niguarda, che sono anche alcuni di questi quartieri, sono anche, come Afori, Niguarda eccetera, sono anche in origine dei veri e propri comuni che sono entrati a far parte di Milano solo negli anni 20. Quindi del comune conserva ancora proprio la struttura e la caratteristica. In tutte queste zone sono attivissime un numero di associazioni veramente altissimo. Io adesso, per dire solo quelle che a vista riconosco, ci sono delle persone giovani che stanno tentando, che hanno iniziato a fare il doposcuola per i ragazzi in Villa Vita. Villa Vita è una villa che si trova ad Afori, si chiama Vita come tutte le altre ville Vita di Milano, però quella si trova proprio nel cuore di Afori, ha un bellissimo parco, all'interno ci sono delle costruzioni e lì dentro stanno cercando di fare il doposcuola per i ragazzi e stanno soprattutto cercando, proprio prima mi diceva, ci siamo trovati al bar per il caffè, ci piacerebbe riuscire a portare questi servizi che noi stiamo offrendo con profitti più o meno grandi e portarli alla totale gratuità, no? E questo è il loro sogno. Quindi qua dentro di sogni c'è chi sogna di fare coesione sociale nel proprio quartiere, che è un quartiere come Vengonati, dove c'è necessità di questo lavoro, di proprio di fare coesione sociale, perché c'è un mix culturale che stenta un po' ad entrare in contatto, che potrebbe magari portare invece la città ad arricchirsi, a diventare più viva, però se non si crea, diciamo, questo mix, ma rimangono tante comunità separate e magari tra di loro col problema della diffidenza reciproca resta un problema. Quindi ci sono tante realtà. Io quindi sono dell'idea che quando è terminata la presentazione si dà 2 minuti a ciascuna associazione per far capire che cosa stanno facendo e poi si cerca di capire che cosa invece si potrebbe fare tutti insieme. Letizia ha minimizzato, allora, questo problema della targa che sta chiusa dentro la pirelli, io tento di risolverlo dal giorno che sono stata eletta. In realtà non ho mai trovato l'interlocutore, anche solo trovare l'interlocutore è una cosa fondamentale, perché quando tu ti rapporti con la Pirelli Re, che è ormai un colosso che non ha, non ti raccapezzi più, per cui continui a inviare lettera, poi non ti arriva risposta. Letizia in 5 minuti mi ha trovato la persona che si occupa esattamente dell'aspetto cultura della Pirelli, quindi adesso si può veramente partire con un processo che porterà alla salvezza, diciamo, di questa targa, perché come l'edificio è improbabile che probabilmente verrà abbattuto nei prossimi anni, la preoccupazione dell'AMPI di Prato Centenario appunto
era che questo edificio sparisse e con lui anche la targa che ricorda il sacrificio di 184 operai che sono morti nei campi di concentramento deportati perché avevano osato scioperare. Adesso quest'anno è il 70° degli scioperi del 43 e l'anno 21 sarà il 70° di questo sciopero che è avvenuto il 23 novembre del 44 nel quale furono deportati queste persone. Quindi salvare anche la memoria del nostro, della nostra zona è una cosa importante, trovare anche le strade per farlo è una cosa importante. Volevo aggiungere solo una cosa, tu dicevi prima, ma io vedo qua solo due quartieri della zona, ma perché per partire non è che possiamo partire con, anzi abbiamo bisogno di voi, delle vostre informazioni, perché così possiamo aprire gli altri quartieri, perché per il momento noi abbiamo visitato, visto e parlato con tutti questi quartieri, quindi adesso grazie a voi si allargherà ancora di più. Adesso si vedrà il sito Quartieri Tranquilli, questo è un primo gradino che possiamo fare tutti insieme, però c'è qualcosa di molto più bello accanto avanti, ovvero il fatto che il Corriere della Sera ci darà una pagina. A questo punto, essendo il Corriere della Sera il giornale più importante di Milano, e avere una visibilità a 5 righe, pezzo lì, vuol dire poi rimbalzare praticamente su tutti gli altri giornali. Abbiamo anche la sicurezza che Tele Lombardia, come vi dicevo, ci dedica un'ora e mezza, non si capisce ogni quanto, e quando si comincia a capire che in un posto si fa una data cosa, a questo punto viene più voglia di fare, più voglia di dare e anche una soddisfazione terribile per chi lo fa. Perché qui andando in giro per i posti c'è la sensazione che tutti fanno una fatica tremenda e nessuno gliela riconosce. Allora tentiamo di fare in modo che non sia più così. Se c'è qualcuno che fatica, che almeno qualcuno gli dica bravo. Volevo dirvi anche se avete storie, perché fanno bene anche le storie, storie di gente che appunto, come è successo, che è andato a presentare il sito a Pier Lombardo, è venuta fuori la storia di Natalina Assunta. Assunta. La storia di Assunta è meravigliosa. Allora, io ho avuto questa idea pellegrina di Quartieri Tranquilli, allora mi sono rivolta alla mia amica Letizia che ha detto sì, io certo potrei fare questo, e come prima visionaria abbiamo detto beh, cerchiamo di muoverci. Allora sono andata a parlare col sindaco che mi ha detto benissimo, inizi col quartiere che ha più problemi, il Gratto Soglio. E io sono andata a visitare il Gratto Soglio con il bravissimo presidente che si chiama Aldo Giuliano, pensando praticamente che entravo nella giungla. Ho scoperto che io vivo nella giungla, ma mentre al Gratto Soglio sono veramente molto organizzati. Siccome ci sono molti bambini piccoli, c'è la meravigliosa Assunta. Assunta è un'ex maestra elementare. In pensione, vive in una casa molto piccola e ha una pensione minima, ma lei dal lunedì al venerdì fa la merenda per i bambini delle elementari e delle materne, riunisce 25 bambini e li prende, vengono accompagnati da una mamma disponibile, e li prende dalle 3:30 anche alle 7:30, ora in cui tutti i genitori finiscano di lavorare e si possono venire a prendere, e gli fa una merenda, gli aiuta a ripassare, gli fa qualcosa di un po' ludico.
pubblico li diverte, insomma i bambini stanno bene con la loro assunta. E questa è una storia meravigliosa, però il Gratosoglio ha un vero grave problema, che sono gli adolescenti. Aldo Giuliano ha trovato una ex ASL in buono stato, bisognava soltanto trovare dei fondi per farla funzionare. E lì sono stata fortunata. C'è un'azienda al Gratosoglio, anzi, c'è un'azienda che vuole entrare al Gratosoglio ed è disposta a fare in modo che la vita diventi più semplice per quel quartiere, per cui ha stanziato dei fondi per aiutare gli adolescenti. Ecco, piano piano andiamo in giro per fare in modo di risvegliare gli animi e le persone. Non c'è l'unico modo di risvegliare, non è dare del denaro, l'unico modo di risvegliare è tentare di dare il click per rilavorare insieme. I quartieri tranquilli prendono tutti, è un grandissimo girotondo, ovvero non ci sono età, si può cominciare a lavorare a 13 anni, per lavorare intendo tenere una nuvola pulita, come si può essere gentili per far accompagnare passare la strada. Siete pronti? Non ancora. C'era un dentino storto del cavo, quando qualcosa deve essere storto. Vabbè, adesso andrà bene. In ogni modo mi sembra di capire che l'humus che vogliamo trasmettervi è questo: collaboriamo insieme. Il signore con i capelli bianchi e il blazer elegante è d'accordo, io spero che lo siete anche voi. Il signore con la cravatta gialla annuiva pensando a una ragazza che le piace, oppure annuiva per quello che diceva? Per entrambe, guardi. Ah, per entrambe, sarà una ragazza, ci porterà fortuna, meglio. Poi niente, non vedo nient'altro, sì, però lì c'è una bruna che mi sorride. E cosa stai facendo in questo momento? Di che cosa ti occupi? Sei te. Allora, parlavo di te. Sì, siamo a sezione genitori e il consiglio di Zanao ci ha offerto questo spazio meraviglioso presso Villa Litta e appunto ci occupiamo principalmente di dopo scuola con questa iniziativa SOS Compiti, però nello svolgimento ci siamo resi conto che effettivamente non è solamente questione di compiti, anche creare poi un'accoglienza per le famiglie. Quindi insomma soprattutto sono famiglie straniere quanto riguarda i compiti, perché effettivamente come prima dicevo a Carla, signora Lo Contro, a volte effettivamente i bambini, così bambini stanno italiani un mese dei loro genitori, quindi non hanno alcun tipo di assistenza anche nel risolvere semplici addizioni o anche completare delle parole molto semplici, insomma. E poi ci arrivano queste soddisfazioni molto grandi quando le maestre appunto sono soddisfatte, c'è un rapporto molto collaborativo con la scuola, la scuola che c'è accanto. E quindi insomma, e poi facciamo anche il dopo scuola gratuito, per noi c'è una cosa associativa e poi è tutto gratuito, insomma. E poi facciamo anche corsi di inglese, laboratori di inglese, di giornalismo, c'è questa giornalista di giornalisti. Perché ho conosciuto questa giornalista, stata direttrice di quella stata dottori di qua, erano tanti anni, adesso siamo in pensione, e quindi l'ho convinta e il venerdì pomeriggio come volontaria attraverso la città per venire a creare questa piccola redazione di bambini, di studenti, per creare un giornalino degli studenti del quartiere, insomma. Quello che pensavamo poi, il nostro sogno, parlando di sogni, intervento, sarebbe anche creare proprio una sorta di bacheca scolastica. Il sogno sarebbe creare una comunità all'interno della scuola, una comunità di supporto, di sostegno, e, insomma, dove magari chi si passa il giro che non usa più, oppure chi sa cucire, può insegnare magari a chi non sa, insomma, queste mamme magari che non anche straniere.
e questo sarebbe da settembre, vorremmo pensare a far partire un progetto di questo tipo anche. Sto trovando veramente tante persone che stanno aiutando, insomma, questo è, ci dà forza per andare avanti. Allora, praticamente cercate aiuto per i bambini da che età a che età? Allora, principalmente ci stiamo rivolgendo alle scuole elementari, alle scuole primarie, però anche le medie, la difficoltà invece ci troviamo a riflettere la fascia degli adolescenti, ci sono tutti adolescenti che se va bene questo programma di Unify potenziale di trascinare la persona. Esatto, perché è un po' il nostro curso, cioè, vorrebbero frequentare un po', diciamo che li vediamo, credo che li vediamo persi, diciamo, tra virgolette, non hanno una. Passano il pomeriggio nel parco, non hanno a volte una direzione, vediamo. Hanno anche più ore libere rispetto ai bambini delle elementari perché escono prima da scuola. L'età è difficile. E invece i signori cosa fanno? L'associazione è un'associazione onlus di volontariato sociale per anziani. E quindi, come dire, nasce nel 98. Porta avanti quindi un discorso di integrazione dell'anziano con il territorio, è situato nella zona di Cocca, nel senso stretto, cioè ex Pirelli, ex Breda, insomma, quindi come dire, le persone più o meno si conoscono tutti, c'è una certa solidarietà diffusa perché proprio innata perché ci sono le case popolari degli ex dipendenti Pirelli e degli ex dipendenti Breda e quindi questo tessuto voglio dire è creato anche nelle diciamo generazioni successive un tessuto che di riconoscimento l'uno dell'altro, non so come dire. L'associazione ha come diciamo programmi fissi, diciamo quotidiani, una forma di segretariato sociale, di patronato, una forma poi di insegniamo ad usare il computer, Word, Excel, internet agli anziani o anche agli extracomunitari, chiunque come dire si presenti gratuitamente. Svolgiamo periodicamente dei progetti, i progetti in atto sono l'educazione all'ascolto della musica classica, come dire, prevenzione sanitaria, in questo momento facciamo il cervello, abbiamo fatto moltissime cose perché fortunatamente l'associazione ha dei volontari, tra virgolette, tecnici molto qualificati, il professore Spigli, Maria Galassini, abbiamo fatto la diagnostica del futuro, abbiamo fatto quello diciamo di cui no, siamo molto orgogliosi anche di questi corsi. Ma siamo anche molto orgogliosi perché abbiamo, attraverso la memoria degli anziani, ricostruito in 4 volumi stampati con il patrocinio della provincia di Milano, uno sul quartiere di Cocca specifico, uno invece che riguarda il Novecento, quindi la ricostruzione del quotidiano del Novecento. Attraverso sempre la memoria degli anziani. Uno, i racconti di Natale, come si viveva il Natale una volta, e uno, le chiavi della nonna, le chiavi che raccontavano i nonni, insomma. Ma sono delle pubblicazioni? Come? Sì, io non ho portato, ma potrei portarlo quando volete, però in consiglio di zona hanno le copie, sì, perché quando abbiamo fatto il decennale la dottoressa Buccione
ha contribuito, diciamo, perché abbiamo festeggiato il decennale al teatro di San Giuseppe della chiesa di Piazza San Giuseppe, che è la sede di Piazza San Giuseppe. Come dire, abbiamo una sede piuttosto piccola, e quello che ci piacerebbe è avere una sede più grande, ecco, o comunque nel momento in cui facciamo questi progetti che a noi sembrano di una certa, adesso non vorrei essere, come dire, presuntuosa, ma insomma di una certa qualità e importanza, ci piacerebbe poterlo anche, come dire, fare in una sede più grande. La presentazione, per esempio, dei volumi, che sono peraltro in tutte le come si chiama, biblioteche di Milano, la presentazione l'abbiamo fatta anche in zona 7 e in zona 8 nei centri per anziani, e poi la presentazione ufficiale è stata fatta alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Sempre un po' questo pilone della memoria, che diciamo abbiamo fatto anche una mostra di 150 foto originali, e poi insomma adesso non vorrei descrivere tutto. Ha detto tantissimo, ha detto già tantissimo, complimenti. Io non ho modo a Marco a questo punto di presentare il sito, così poi completiamo il giro. Ce l'abbiamo fatta finalmente. I mezzi tecnici purtroppo non sono. Tradisco. Buonasera. Allora, vi presento quello che è il progetto Quartieri Tranquilli sul web. Quello che vedete proiettato è il sito che andrà online proprio oggi, sarà pubblicato una volta terminata questa riunione. È strutturato diciamo, in modo molto volgente, in modo molto chiaro e diretto. Nella parte alta del sito troviamo una serie di informazioni che sono trasversali su tutto il progetto Quartieri Tranquilli, che vanno dalle informazioni turistiche in partnership con il Turismo Italiano, informazioni legate all'ecologia, che per noi è molto importante, e questa va appunto ad abbracciare un po' tutti i quartieri, quindi vuole racchiudere e contribuire, vuole dare informazioni al cittadino su come si può lavorare anche nel piccolo per evitare gli sprechi. Una sezione dedicata ai libri e cinema, quindi uscite, la condivisione di spazi legati anche alla cultura. Crisi e sorrisi è uno spazio che vuole raccontare e trovare soluzioni a piccoli problemi o piccoli momenti di gioia della vita. Poi, Prega Trip è legato al mondo del più al mondo dell'apparire, però sempre con diciamo un'area leggera, vuole gestirlo con un'area leggera, quindi lontano dal mondo della grande moda che ci viene presentata anche in Emilia, e No Profit che fa da cappello a tutto il progetto che ha scopo benefico, che poi viene presentato all'interno dei singoli quartieri. Scorrendo la pagina troviamo una fotogallery che ci ricorda a colori, ma ci ricorda quello che era il vecchio intervallo che si poteva vedere nel film, dove venivano rappresentati dei monumenti, degli ambienti conosciuti a pochi, che però meritavano grande importanza. Quindi noi in questo spazio vogliamo raccogliere delle fotografie, magari anche di giovani fotografi che hanno voglia di far vedere i loro lavori e che ci vogliono raccontare la città sotto un punto di vista diverso. Questa immagine continua a scorrere fino a che poi arriviamo a scoprire il cuore pulsante del progetto Quartieri Tranquilli. È un sito diviso in tre colonne verticali. Nella prima colonna ci sono i quartieri. In questo momento non sono tutti presenti perché abbiamo pubblicato per ora i contenuti che sono stati già gestiti dalla redazione, ma nei prossimi giorni verrà alimentato con nuovi contenuti. Quindi dicevo, sulla sinistra i quartieri. Ogni quartiere ha un colore legato alla zona.
quindi ad esempio per ogni zona un colore, ogni quartiere di quella zona prenderà lo stesso colore, così come per dare continuità anche alla lettura e all'occhio di ciò che si va a trovare all'interno del sito. Nella parte centrale del sito si trovano i contenuti definiti in prima pagina, quindi le informazioni più importanti sia del progetto in modo trasversale che dei singoli quartieri. Ad esempio, ricordo a prima pagina troviamo un articolo che ci racconta del ricordo degli anni di guerra legati a Firenze. E così, come per gli altri quartieri, troviamo sicuramente i contenuti prima pagina per ogni singolo quartiere. Sulla destra troviamo invece il contenuto che vuole essere il legame più diretto tra i lettori, Lina Sotis, a rappresentanza del progetto, e le istituzioni. Perché dico questo? Perché nella colonna di destra troviamo un editoriale gestito da Lina che ci butta sul tavolo un argomento. Questo argomento poi sarà aperto a discussioni che potranno essere gestite nell'area dedicata all'editoriale con risposte e commenti anche da parte dei temi. Subito sotto troviamo tre aree dedicate a Twitter. Cosa sono? La prima è sempre di Lina Sotis, che ci manderà un argomento, darà un argomento ai lettori e al quartiere e ci darà modo di gestire una discussione. Il secondo tweet sono i Twitter rivolti dal progetto quartieri verso l'esterno, quindi verso le istituzioni, verso i cittadini. Il terzo tweet raccoglie invece tutto quello che è in entrata, cioè dei cittadini, quello che viene detto o che viene segnalato ai quartieri. Cosa vuol dire? Se c'è una mamma che ha un problema con una scuola, se c'è una persona che vuole segnalare un disagio su una specifica via del quartiere, può semplicemente dal cellulare mandare un tweet specificando un tecnicismo, hashtag quartiere tranquilli oppure quartiere tranquilli, in automatico il sito caricherà l'informazione che viene spedita dal cellulare e lo pubblica sul sito. Quindi comunque, ancora una volta, riusciamo a trovare degli spunti per poter poi creare dei dialoghi. Entrando in un quartiere, ad esempio il corpo è stato individuato con questo colore, troviamo tutta una serie di informazioni legate alla colorazione della zona del quartiere che ci danno contenuti fotografici, editoriali, prima pagina del quartiere e argomenti di servizio. Insieme al Comune abbiamo lavorato su una raccolta dati di informazioni legate organizzate con le stesse categorie utilizzate dal Comune e quindi suddivise per anziani, donne e famiglie, persone con disabilità e trasversali. Abbiamo volutamente utilizzato le stesse categorie utilizzate dal Comune per poter avere un incrocio di dati più possibile fedele a quello che loro aggiornano quotidianamente. Cliccando su queste informazioni io trovo un filtro su un documento ufficiale che ci dà tutte le informazioni delle associazioni già registrate dal Comune con l'inizio, l'area di apertura e adesso io vedo una mappa. Se sono da mobile addirittura posso aprire, lui mi segnala dove mi trovo e posso calcolare un percorso di tempo reale. Per cui io sono vicino al statuto, non trovo l'indirizzo, clicco, mi fa vedere come arrivare alla sede dell'associazione che sto cercando. Ovviamente le associazioni che non sono presenti possono chiedere a tutti di essere inserite perché loro sono assolutamente aperti. Noi abbiamo trovato un'apertura incredibile da parte delle istituzioni durante il nostro percorso per arrivare a questo punto. Abbiamo per fortuna e per gioia anche di tutti trovato sempre accesso a tutte le informazioni che addirittura il Comune sta rendendo pubbliche, informazioni che prima erano difficili accesso, adesso sono facilmente reperibili anche sul sito ufficiale del Comune di Milano. Quindi diciamo noi le abbiamo riorganizzate solo secondo una logica di progetto Quartieri Tranquilli, però sono comunque informazioni ufficiali reperibili anche sul sito del Comune. Tornando sempre nella zona di Cocca, per fare sempre un esempio, sulla stessa colonna di dei servizi troviamo l'ultima informazione, qui ovviamente c'è solo l'informazione legata a Pirelli, però troveremo l'ultima informazione legata al quartiere e il calendario eventi.
Il calendario degli eventi vuole raccogliere tutti gli eventi presenti nella zona, per cui vuol dire che se un'associazione o un gruppo di cittadini ha un evento degno di nota, può segnalarlo alla redazione, verrà pubblicato e reso pubblico. Il sito è legato ovviamente anche a un motore di feed RSS, per cui volendosi abbonare, chi si iscrive a questo servizio, tutto ovviamente gratuito, ma riceverà solamente le informazioni da mail o via lettore, avrà quotidianamente aggiornamenti sui contenuti inseriti, così come sugli eventi della zona di interesse. Abbiamo visto bene o male tutto. Grazie. Ecco, scusate, dimenticavo una cosa importante. Troviamo a piedi pagina una sezione che è dedicata al volontariato, ma nello specifico ai volontari, cioè a tutte quelle esperienze che sono direttamente vissute da chi fa volontariato, perché spesso incontra difficoltà o vuole condividere un'esperienza o condividere con altre associazioni come ha superato un determinato problema. Per cui abbiamo pensato di dare uno spazio dedicato a chi fa volontariato per poter condividere problemi, eventuali soluzioni e poter aiutare tutti gli altri associazioni. Perché per questo è proprio, come dire, lo scopo di tutto il portale, cioè raccogliere informazioni di chi vive nel proprio piccolo un problema o trova una soluzione e la vuole condividere con altri. Quindi condividere quanto più possibile informazioni in possesso di voi. Insomma, quando tutti voi giocate con il computer, immagino, no? Sì. Silenzio ritorna, che succede? Vabbè, come sarebbe detto? In ogni modo, cosa? Giocate. Allora, cominciate a giocare con tutto questo, perché poi speriamo che oltre i vari quartieri lo leggono anche delle persone che devono cominciare a far felice gli altri, devono pensare a realizzare i sogni. Quando arrivai a Milano, era il 1962, io ero una ragazzina romana, trovai una città priva di sole, con questo colore grigio armani, anche se allora non c'era armani, però straordinaria, perché è una città profondamente generosa. Erano i tempi di Miracolo Milano, ma qui c'era veramente il Miracolo Milano. A distanza di 50 anni proviamo a ricrearlo. Per cui se avete qualcosa che vi rode, scrivetela e scrivetela lì. Se avete una storia meravigliosa che succede nel vostro quartiere, scrivetela, perché io la riracconterò, ma questa volta non sui quartieri tranquilli, ma sul sito web del Corriere della Sera, che si chiama Buone Notizie. Adesso è stata appena spedita la storia della signora Assunta, ma la seconda può essere, per esempio, la storia delle mamme del Teatro Lirico di Lira. Facciamo allora un breve riassunto della presentazione delle associazioni che non hanno parlato prima. Prego. Io opero per l'associazione ARA, cioè faccio prevalentemente il nonno di corso, faccio pensare ai bambini delle scuole, tra l'altro della vita. Però facciamo anche altre cose, cioè ci andiamo sempre nella scuola del quartiere, ad esempio in via Scialoia, c'è una scuola elementare dove abbiamo insegnato la tecnica dell'acquarello, abbiamo montato un teatrino per guidare i bambini a catenare la fantasia, cioè con opere, diciamo così, teatro, però chiave, no? Chiave, poesia, musica, queste cose qui, no? Poi la nostra associazione più che altro si rivolge, ad esempio, mi riporta che all'hospice, dove ci sono i malati terminali, cerchiamo di andare in
ragazzi che anche per i malati di Alzheimer riguarda, purtroppo non sono cose allegre, però però facciamo anche quello. E poi vabbè, poi abbiamo il tempo libero, le gite, i tanti, con miliardi. Associazione dei diritti anziani. Sì, ah. Abbiamo le sedi in via Armata di Guarda, in zona Susa, in via Botticelli, in Marelli, Sesto, vicino a Sesto, quelle tre donne. Okay. Buonasera a tutti, sono Mauro Poletti e insieme con il mio socio Andrea Fivelli rappresento l'associazione Terra del Fuoco che si è stabilita in questa zona da pochi mesi, in via Guerzoni, angolo via Calimero. Noi ci occupiamo di manualità e ci sentiamo profondamente artigiani e siamo felicissimi di essere in questo quartiere che ha una vecchissima tradizione artigiana, di altissimo livello a volte. E come dire, il nostro, noi facciamo, svolgiamo un laboratorio pubblico, ossia abbiamo deciso già da anni, esistiamo dal 96, di usare lo spazio laboratorio come spazio culturale di incontro fra le persone e praticamente ci troviamo intorno a un tavolo per risolvere i piccoli problemi di quotidianità di artigianato delle persone. Quindi noi saremmo più che felici di interagire con le altre associazioni della zona nel nostro ambito, nella nostra peculiarità, insomma, come laboratorio. Però saremmo felici di collaborare con le altre associazioni per le nostre cose. Ma posso chiedere cosa fa? Sì, 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 ma non sa rispondere. Cosa facciamo? Sì. Che il nostro laboratorio pubblico, le persone vengono a riparare le loro cose. Noi forniamo lo spazio, le attrezzature e l'assistenza, non gratuitamente, ma per un prezzo molto popolare, in modo tale che le persone possano ripararsi le proprie cose, evitando così di buttarle, imparando a fare attività che magari non sanno fare, e riportarsela a casa delle, tutti contenti, così a posto. È un laboratorio aperto al pubblico. L'accoglienza che abbiamo avuto dal quartiere è stata bellissima per noi, perché tutti hanno riconosciuto la cosa, perché siamo uno spazio della memoria, siamo uno spazio che hanno sempre visto fin da piccoli, però non hanno mai pensato che potesse essere uno spazio loro, personale, ecco, uno spazio dove poter direttamente entrare e fare delle cose. Per cui ogni giorno c'è qualcuno che si complimenta, che bello, siamo contenti che ci siate. E noi viceversa siamo contentissimi di essere in questo quartiere. Poi c'è un'altra educazione che si era già presentata, giusto così, salve, noi ci chiamiamo SNADA, siamo qui in tre, siamo un'associazione che è nata nel 2009 e si occupa di adulti, di educazione di stranieri, soprattutto rifugiati politici e richiedenti asilo, adulti, anche se ogni tanto citati da ragazzi dai 15 in su. Abbiamo operato per 2 anni e mezzo, anzi 3, in Molise e da gennaio siamo nel quartiere di Affori e in particolare all'interno delle quattro ospedali
psichiatrico Paolo Pini, dove c'è anche l'ospite di cui parlava prima il signore, e nel senso che quando abbiamo perso il nostro posto nella biblioteca di quartiere siamo stati ospitati da Olinda, che è un'associazione che ha effettuato all'interno del Pini una grossa trasformazione proprio dell'ospedale psichiatrico. Noi operiamo soprattutto attraverso una scuola di lingua, ci piace molto la cosa che lei ha detto, noi ci consideriamo degli artigiani della lingua, nel senso che facciamo un lavoro di costruzione della lingua dal basso insieme alle persone straniere che vengono da noi e lo facciamo attraverso l'uso delle mani. Facciamo molti laboratori manuali e cerchiamo soprattutto, ci proviamo, non so se ci riusciamo, e per questo per noi è importante essere Olinda adesso, che ha battuto un po' le mura della psichiatria. Ci piace pensare che attraverso il nostro lavoro possiamo riuscire ad abbattere un po' i muri che ancora circondano moltissime persone straniere. E bisogni ne abbiamo tantissimi e di bisogni anche, ma insomma, magari ce ne diciamo un'altra volta. Sogno primario. Il sogno primario è sicuramente una sede nostra, perché loro utilizzano l'aula come libro di testo, in pratica dovrebbero utilizzare l'aula come libro di testo, cioè i lavori rimangono esposti, si utilizzano poi per successivi approfondimenti. Io ho assistito per caso a una lezione, perché sono andata alla biblioteca, come noi qua dentro facciamo tutto, a montare la posta, perché dovevo fare una posta, me la sono andata a prendere, l'ho montata, poi quando è finita me la sono montata e l'ho portata a Como, perché era la mostra appunto sulla vicenda di cui vi parlavo prima degli operai della Pirelli deportata. E quindi ho assistito a questa lezione ed era fantastica, perché loro facevano lezioni in italiano, persone straniere di X nazionalità, parlando tra l'altro dell'Odissea. Quindi cioè, non utilizzano quelli che sono i soliti testi, tutti ritriti, fanno tutto un lavoro di costruzione originalissimo. Quindi loro sostanzialmente avrebbero bisogno di una sede che fosse loro, cioè non in coabitazione con altre realtà, perché avendo una sede, lo stesso vale per l'educazione, però diciamo già loro si scapicollano tutto il materiale attraverso la Linda, ma per loro diventa veramente più difficile, perché avrebbero bisogno di una sede dove anche condividere il cibo, perché il cibo diventa un modo per condividere il cibo, diventa un modo per conoscersi, per socializzare, eccetera. E quindi noi un po' che li seguiamo, ma purtroppo in questa zona non ci sono sedi che si possano dare in via definitiva ad un'associazione, le sedi sono molto poche e noi le dobbiamo usare col sistema della sede multifunzionale, per cui li possiamo dare solo per 90 giorni l'anno, non continuativi, ad un'associazione. Questo è l'anno. Come massimo, e non sempre comunque anche in questa situazione si trova lo spazio. Per esempio, loro sono state fortunate perché, avendo questo spazio che certo pomeriggio è usato dagli adolescenti, loro riescono ad usarlo per gli altri giorni per i bambini delle primarie. Ma per esempio lo stesso spazio dato a loro che fanno con gli adulti, che hanno 40-45 adulti, diventa impossibile lavorare. E quindi per quanto abbiamo fatto una ricerca proprio, questo sarebbe diciamo anche il punto in cui voi potreste veramente entrare, perché io sono sicura che all'interno di questa zona ci sono un numero X di aziende che hanno degli spazi inutilizzati perché lo sappiamo che sono in dismissione non so quante fabbriche, quante che dati, per esempio adesso
adesso abbiamo qui vicino, proprio qua accanto a noi, ci sono le ex docce pubbliche che sono state messe a bando, però io adesso non so gli esiti del bando perché è una cosa che non seguo io, quindi non lo so proprio. Però a come le avevo viste, secondo me, per poter essere utilizzate le docce pubbliche richiedono un investimento enorme. E quindi diventa impossibile per delle associazioni del territorio riuscire a reperire le somme necessarie per poterle riordinare. Ecco, questo è un po', diciamo, il grosso problema della nostra zona. Chi non ha una sede non la trova, cioè chi l'aveva avuta negli anni scorsi perché era vecchia tradizione oppure perché gli è stata concessa per gli anni precedenti, ma chi non ce l'ha attualmente difficilmente riesce. Scusa Antonella, cosa mi è successa della ex sede di Amica ad Affari? Amica Giornata? Sì, io ho lavorato lì per 10 anni ed era il nome. Sono ancora di voi? La demolita. Ah, è stata demolita. Grazie. Dopo la memoria cancellata. Sì, volevo dire solo che, siccome lei ha fatto tutto il discorso, per noi, a parte tutto quello che hai detto, l'importanza di avere una sede, viene anche dal fatto che nel corso del tempo abbiamo capito che una delle cose importanti che dobbiamo fare è costruire attività e occasioni di incontro che permettano a persone italiane, a cittadini italiani e aspiranti cittadini stranieri di fare delle cose insieme. E questo richiede non solo di avere uno spazio in quel determinato tempo, ma di trasformare quello spazio in un luogo permanente di incontro, di attività, dove le persone sanno che avranno una serie di offerte, sanno che troveranno una serie di risposte a tante davvero domande che circolano adesso rispetto ad essere straniero in Italia. E quindi sì, ti ringrazio di averlo detto. Io ti conosco quasi, non dico, per voi siete di meta educazione, prego. Si sente? Sì, allora, io mi chiamo Luciano Vatta, non rappresento qui nessuna associazione già costituita, anche se lavoro, collaboro con una serie di associazioni del tipo di lavoro che faccio. Io ho avuto insieme ad altre signore che sono qui a chiamare con me, alla mia sinistra, abitiamo in una via Giulio Bellinzari numero 12. Ci ha colpito il manifesto che ci è pervenuto, insomma, da parte di questa iniziativa, in qualche modo un tipo di associazione tranquilla, quartieri, perché noi non abitiamo in un luogo che non è assolutamente tranquillo. Ovviamente l'aspirazione, il desiderio di molti cittadini di questa via è quello di renderlo quanto è possibile. E ci piacerebbe ovviamente, a questo proposito parlo io personalmente, ci piacerebbe collaborare con l'associazione. E ho visto che la presentazione del sito permette poi in alcuni spazi di raccontare delle storie ovviamente non solo per tutto il gruppo, ci sono anche delle storie molto, molto belle, quindi credo che sarebbe opportuno, io vengo disponibile se necessario, mi fa piacere collaborare con la situazione. Grazie. Grazie, e poi io vi lascerò la mia mail così potete mandare.
andare alle informazioni minori, storici. Avanti con il giro. Sono Antonio Anzi, che porto qua l'esperienza dell'associazione di via dell'isola. L'associazione Isola Rete rappresenta un po' la via da onde e condivido molto lo spirito dell'iniziativa, che è un po' anche quello con cui siamo noi non da tantissimo nel 2008, e siamo dentro il distretto urbano del commercio, che è anche quello un tentativo di fare sinergie, che ha dentro due associazioni, quella di via Revelle e quella di via Borsieri. Credo che questo secolo nuovo, che è pieno di problemi ereditati dal secolo vecchio, bisogna praticare delle parole nuove e delle cose nuove. Una di queste forse appunto è alleanza, cioè sinergia tra cittadini, ma anche tra realtà diverse, non più forse così strutturate e organizzate una volta, ma comunque importanti nel dare qualità al vivere. Per dire concretamente cosa abbiamo fatto, per esempio, nell'ultimo anno, abbiamo raccolto l'adesione di tutti i commercianti per fare insieme le luminarie identiche in tutto il quartiere, facendo più di 60 punti luce. Abbiamo coinvolto la scuola elementare, alcune classi, nel fare dei pensieri sul Natale dei ragazzini da scrivere su dei fogli di carta da ritagliare a forma di palla. Ci siamo fatti regalare due alberi di Natale da mettere nella via, e poi i bambini hanno appeso queste palle con i loro pensieri sulla pace, l'amicizia, eccetera eccetera. Abbiamo fatto il premio per le vetrine di Natale migliori, a cui hanno aderito 30 negozi. Alla fine sono stati premiati con una tavola di cartone, però è importante sottolineare questo aspetto: il distretto urbano del commercio non ha soldi, e questa è la sua qualità, cioè che fa di necessità del tuo, ovvero cerca di realizzare delle iniziative con il contributo di tutti, ma col costo minore possibile, gratuite come si diceva all'inizio, e che comunque rafforzano i legami del quartiere, l'identità, la fiducia, diciamo anche. Per il fuorisalone del mobile, devo dire che l'isola è un quartiere fortunato per certi versi, nel senso che la sua struttura storica ha fatto sì che da un lato non potesse essere troppo toccato, da un altro lato non è stato invaso da strutture commerciali, quindi è ancora per certi versi un borgo, cioè c'è un negozio di vicinato, si vive sulla strada, in più ci sono tutta una serie di presenze culturali, teatri, monumenti, il Santuario della Fontana, la Fonderia Napoleonica, e praticamente per esempio a febbraio c'è all'isola, è uno dei quartieri di Milano dove, diciamo, quello che fuori salone ha lanciato come moda, come tendenza, cioè di fare degli eventi diffusi sul territorio, è uno dei quartieri che lo pratica più spesso, cioè a febbraio c'è da 5-6 anni un festival internazionale di clown che coinvolge il quartiere, a maggio c'è da 3-4 anni un festival di jazz, magari non tutti se ne accorgono perché non sono così sostenuti, per esempio, questi eventi dalle istituzioni. Adesso siamo a fare un festival jazz e abbiamo dal comune il patrocinio, ma non avendo il bilancio non dà una lira. Quindi ci troviamo a farlo, però i commercianti si sono autotassati, e il salto di qualità di quest'anno sarà che invece di farlo, non so, la stessa sera, per esempio, in 27 locali diversi, che sembra difficile ma è abbastanza facile, perché se io ho un ristorante, vabbè, una sera suonano e il gruppo musicale mi costa 200 euro, se io faccio pagare 3 euro, 5 euro in più di coperto quella sera, mi sono pagato la serata e ho attirato l'attenzione sul mio ristorante. E 27 locali diversi lo possono fare, ma invece questa volta abbiamo chiesto ai negozianti di dare un contributo per fare degli spettacoli all'aperto per tutti, anche perché se io ho una falegnameria di 30 metri quadrati, o ho la tintoria,
anche di 100 metri quadrati, ma non posso fare il concerto dentro la tintoria. Però per esempio la tintoria, per presentare il tema, ha ospitato durante il fuori salone i progetti che il comune aveva sviluppato con una charrette, cioè con una specie di concorso di idee nello stesso giorno su cosa fare del ponte Bussa, che è, come noto, un ponte un po' abbandonato da via degli uomini. Siccome tra 20 minuti inizia la commissione, Sì, no, io mi fermo. Tanto ci sarà una. No, d'accordo, scusate se mi sono fatto. Ultimamente il mio mestiere è fare il narratore dell'isola, cioè il comunque finisco qua. È per dire che anche quello che fanno i marcianti è cercare di mettere in sinergia, dare visibilità alle cose che nel quartiere si fanno, anche perché alla fine sono degli spazi pubblici anche quelli. Comunque avremo occasione, senz'altro cercheremo di collaborare e speriamo che diventi un'istituzione con la continuità a questa attività. Sì, io rappresento Pandora, che è una cooperativa che nasce come cooperativa interculturale di animazione. Un secondo, si è perso il foglio su cui segnavamo. Passava di lì. Ah, noi l'abbiamo girato. Va bene. Le presente? Sì, le presente. Chi c'era? Non mi segno. Importante quello, eh? L'associazione. Okay. Si è fermato. Si era fermato. Si è fermato. La nostra cooperativa lavora prevalentemente nelle scuole, facciamo attività educative dalle L2 per i bambini neuricongiunti o neoarrivati, alle attività di educazione ambientale, alimentare, al gusto e interculturale ovviamente. Lavoriamo anche ovviamente fuori da lavoriamo in tutta la Lombardia, però la nostra sede è nella libera Repubblica di Niguarda, che si è liberata il giorno prima, il 24 aprile, tempo, e abbiamo un forte legame con il nostro quartiere, col quartiere dove abbiamo la sede, e con le altre cooperative, che sono le cooperative di abitanti, ma anche le cooperative di consumo, che hanno avuto un'importanza storica nel nostro quartiere. E la storia del quartiere è stata anche un pezzo del nostro lavoro. Abbiamo prodotto delle mostre e dei libri, uno in particolare anche sul periodo fascista, si chiama I bambini del Duce, e facendo queste ricerche abbiamo anche trovato, ad esempio, le sentenze a cui si faceva riferimento prima. No, è già puntata su di lei. Ah, sì. Non riuscivo a capire se è da vigile che vedevo. la cooperazione e il cercare soluzioni ai problemi comuni, condividendo delle strategie, fa parte proprio del nostro lavoro. Nel quartiere dove siamo facciamo studio assistito e dopo scuola per i ragazzi, e il centro estivo per i bambini del quartiere, ma aperto, cioè non solo per i soci della cooperativa di abitanti nel quale quartiere siamo inseriti, ma per tutto il quartiere. E facciamo ad esempio dei laboratori del gusto, il prossimo lo facciamo proprio sabato prossimo con bambini e genitori insieme per preparare delle merende sane, secondo noi tornare a manipolare e a realizzare qualcosa insieme è molto importante. Questo fa un po' parte del nostro lavoro. Dei sogni, un sogno sarebbe quello di riuscire a fare un dopo scuola nel quale si possano davvero coltivare i talenti, cioè senza rincorrere per forza arrancando dietro i programmi scolastici, ma cercando di puntare di più su quello che ciascun ragazzo può sviluppare. Questo è un sogno che speriamo di poter realizzare. Poi ce ne sono altri due perché andiamo in grande. Uno è quello di portare a Milano una biblioteca interculturale che ho visto a Bologna, in cui i bambini e i ragazzi che vengono da altri paesi possano continuare a rivedere i loro segni, i loro suoni, perché secondo me questo potrebbe essere davvero un valore aggiunto per la nostra comunità, invece di a tutti i costi cercare di, tra virgolette, integrarli, che è una parola che a me non piace,
ma vorremmo davvero che ci fosse un'interazione che possa portare vantaggi per tutti quelli che si incontrano. E l'ultimo sogno da Livornese è quello di vedere la ristrutturazione di Villa Crotti, ma non so se riusciremo a vedere la realtà. Buonasera, mi chiamo Giovanni Garofalo, rappresento l'associazione 9x9 Idee in Rete, che è un'associazione che mette insieme numerosi professionisti ed operatori commerciali del quartiere. Io in particolare sono un operatore commerciale, ho un piccolo negozio storico del quartiere di Via Imbonati, che è una via che purtroppo è stata piuttosto gettonata dai giornalisti, ahimè, forse per un discorso di moda. Però è esattamente l'esempio che lei ha fatto del quartiere Gratosolio, è una zona dove c'è molta coesione e sta maturando molta collaborazione proprio fra persone di diverse nazionalità. In questo momento la cosa più diciamo importante a cui teniamo è che le informazioni vengano condivise fra tutti. Ecco, il sogno diciamo delle persone che hanno aderito a questo progetto è quello di comunicare qualsiasi iniziativa di qualsiasi associazione in un pentolone unico dove poter condividere con un calendario giustamente le varie iniziative o raccogliere i vari problemi che ci possono essere anche in vie che personalmente io sono della zona ma non conosco, e cercare ovviamente con l'aiuto di specialisti, di professionisti a questo punto, di risolvere. Quindi nel caso degli anziani abbiamo raccolto tante foto storiche, per esempio, che portiamo in giro per strada, addirittura con quella bicicletta parcheggiata lì fuori, che è una cargo bike. Quindi cerchiamo un attimino di rendere fruibile a tutti quanti la storia e la memoria dei nostri quartieri. Quindi, non sono un campanilista, rimango all'interno del mio quartiere e cerco di rendermi utile per il quartiere. Lo faccio perché sono un imprenditore sociale, parte del mio utile lo accantono per fare questo tipo di iniziative. Quella che ci è rimasta un pochino, insomma, ci è data poco giù è stato il mercatino di Natale che abbiamo organizzato in Via Imbonati con le casette di legno, per esempio. Abbiamo speso tanto, si può vedere nell'ufficio protocollo di questo consiglio di zona quanto abbiamo speso, e purtroppo c'è stata pochissima collaborazione da parte degli operatori commerciali assolutamente disinformati, pochissima collaborazione da parte delle istituzioni, tantissima partecipazione da parte dei cittadini che sono stati contenti di vedere animazione e vita in strada. Una nota particolare, per esempio, le foto storiche dei quartieri le abbiamo addirittura portate nei condomini. Per esempio, potremmo già subito risolvere il problema, un problema, oppure cominciare subito a interagire offrendo questo striscione di 15 metri con 84 foto selezionate, ristrutturate, e portarle per esempio nel vostro condominio. Organizzare una merenda, una qualsiasi incontro, e poter cominciare già da subito a collaborare. Ecco, noi seguiamo molto la filosofia inglese del training on job, quindi cercare di lavorare e di come dire, organizzare durante il nostro percorso di lavoro, insomma, cerchiamo un attimino di costruire idee mentre lavoriamo. Molto interessante avere a disposizione dei laboratori di riparazione, come appunto i signori qui che sono appena arrivati nella zona. Loro riparano articoli di vario tipo, giusto, mi sembra di capire. Noi ripariamo per esempio computer, abbiamo associazioni che ci officina, per esempio, che ci affianca per quanto riguarda la riparazione in economia. Ovvio, in economia significa che cerchiamo di dare una mano a chi ne ha bisogno. Chi non ha bisogno, giustamente, come l'operatore commerciale, deve darci una mano a contribuire. Non è un obbligo, è solamente questione di buonsenso, di etica e di ovviamente lungimiranza se vogliamo inserire una serie di programmazioni nel quartiere, ecco, per il quartiere. Ben venga la collaborazione con l'associazione Quartieri Tranquilli. Grazie. E già, diciamo, il nostro nome racconta molto di quello che facciamo, perché diciamo che si parte da
realtà il design, noi lavoriamo soprattutto con bambini e con i genitori dei bambini, è sempre una collaborazione tra tutti, e in età prescolare e scolare, quindi elementare, diciamo che cerchiamo di partire dal design, dalla manualità, dalla progettazione per costruire un evento, alcuni eventi e alcune iniziative tutti insieme, per cui il nostro fine ultimo è quello sicuramente della coesione sociale, ma soprattutto dello scambio, ho collaborato con tante delle associazioni che sono qua, e siamo nati nel 2008 con una festa che diciamo è un po' la cosa che ci rappresenta meglio, perché è la festa dei giochi del mondo, che si svolgerà anche quest'anno, questa è la prima edizione, che si svolgerà al Parco Savarino, quindi al primo Expo, e anche qui ogni continente, quindi i genitori e i bambini sono invitati a raccontarci i loro giochi, io lo fanno anche qua, e quindi ci sono dei giochi italiani, laboratori artistici e manuali. I temi su cui lavoriamo, appunto, in parte già detti, uno che stiamo sviluppando in questo momento è l'educazione alla pace, per la risoluzione dei micro e dei macro conflitti, che i micro sono banalmente anche la carta di un cane sul marciapiede, fino ad arrivare ai macro conflitti, che sono molto complicati, ma che si possono, come anche una guerra, che noi abbiamo fatto giorno alla scuola, attraverso la guida, che è una grande ricchezza, perché è una cosa attraverso la quale si può spiegare ai bambini che cos'è la guerra. Naturalmente i bambini quando dicevano combattere per non rifugiarsi, diceva una scuola, le docce, sono organizzate. Il nostro sogno, diciamo che sarebbe anche il nostro della sede, nel senso che operiamo tutto il quartiere in varie zone, soprattutto in Delta, no? E con ovvie difficoltà, nel senso che diciamo che da marzo a settembre va tutto bene, tutto il resto dell'anno è un po' più difficile. Mi sembra di aver detto tutto. Io volevo solo dire che non è presente stasera un'associazione che però lavora da molto tempo a riguardo, che è l'Ecomuseo Urbano Metropolitano. E anche quell'associazione mi chiedeva appunto di spiegare che cosa fanno loro vanno proprio a riscoprire, diciamo, la storia vissuta della zona nord di Milano, e tra le altre cose appunto hanno partecipato alla riscoperta, alla ripulitura e alla messa diciamo a disposizione del pubblico del rifugio antiaereo che c'è sotto la scuola di Via Bodio, dove si può proprio portare le classi previo accordo con la preside e far conoscere questa realtà, cioè è stato ricostruito anche più o meno come si svolgeva la giornata per i bambini, le ore che trascorrevano nel rifugio, come si svolgeva la didattica all'interno del rifugio. C'è una testimonianza di un ex allievo celebre che è un allievo che può essere proiettata, ed è anche una cosa di valore, oltre a moltissimi altri lavori che hanno fatto sempre sul territorio di riscoperta dei luoghi. Poi naturalmente ci sono anche altre associazioni che non sono presenti stasera, ma che conto di mettere in contatto, per esempio l'AMPI, tutti i circoli AMPI di zona 9, che sono moltissimi, hanno fatto un lavoro di censimento di tutte le targhe, quindi a uno si conosce la storia di ciascuno dei partigiani morti nella zona 9, dove sono morti, la loro vita precedente, cioè che professione facevano, perché anche questo è una cosa interessante, vedere, diciamo, da quale punto di partenza sono partiti per poi andare a combattere per la libertà, eccetera.
Invece volevo solo dire una cosa per gli abitanti di Via Bellinanza. Adesso io non mi ricordo esattamente la data, forse mi puoi aiutare tu, ma settimana prossima dovrebbe esserci la consulta della sicurezza proprio 16 forse? No, 17. 17. Ah, lo sapete, quindi ne siete informati. Ecco, quello è anche un luogo dove si può invece trattare, perché prima ho guardato sulla piantina dove era la via perché non mi veniva in mente e ho capito i problemi che avete. E quindi immagino, perché come vicepresidente del Consiglio di Zona sono vicepresidente anche della consulta e vi assicuro che stiamo lavorando con le forze dell'ordine anche per venire a capo di questi problemi e settimana prossima ci sarà l'occasione di parlare, perché la bellezza di questa iniziativa è anche quella di dare un valore alle cose positive, poi però non bisogna mettersi le fette di salame sugli occhi invece su quelli che sono gli aspetti negativi, ecco, questo è fondamentale perché è inutile, perché è come mettere proprio la polvere sotto il tappeto e non serve nulla. D'altro canto è anche vero che i nostri quartieri spesso e volentieri arrivano agli onori delle cronache solo per fatti negativi e poi nessuno sa invece quello che effettivamente si realizza di bello e tanto bello. Perché è veramente un quartiere, cioè una zona di Milano piena di associazioni di volontariato che si occupano veramente delle persone dalla nascita alla morte, come abbiamo potuto sentire, alla malattia, ma anche nelle cose belle della vita. Io credo che a questo punto dovremmo avviarci alla conclusione. Adesso io darei un minuto alla parola ancora. Però diciamo che questa mail che avete lasciato vi verranno mandati riferimenti per poter poi avviare una collaborazione che all'inizio potrà essere anche solo un fatto di visibilità, far sapere che cosa fa la vostra associazione, farvi conoscere, pubblicizzare un'iniziativa, far parlare di voi attraverso insomma le parole assai illustri, e poi invece pian piano magari si potrebbe sperare di trovare un incrocio tra chi può fornire qualche cosa e chi ne ha tanto bisogno. Prego. Per carità non me la date, per piacere prendete una penna in mano, perché a questo punto si inizia con le cose pratiche. La cosa pratica è che poi la dirà conclusiva Alessandra, che è molto spiccia, dovrete insomma praticamente collegarvi per lei, con lei, e mandarle sempre delle notizie dalla bicocca, perché la bicocca risplenda per le sue meraviglie e forse anche per le sue pecche, per chi fa tanto e per chi fa poco. Insomma, dite le cose belle, ma dite anche le cose brutte. Io intanto vorrei farvi un invito un po' mio, come Quartieri Tranquilli, per cui di Letizia e di Alessandra, Di Marco, e per tre quarti anche del Comune. Naturalmente la parte importante è quella del Comune, perché è lui che si deve accorgere di noi. Quartiere Tranquilli non è altro che un tramite. L'invito per cui è questa domenica, il 12 alle 11 a Piazza del Duomo, tutti sotto il monumento. Venite per piacere con i vostri bambini, con le vostre fidanzate, non le dite a nessuno ma portatevi anche l'amante, insomma portate più gente possibile. E portate anche quelli che non amano camminare, perché tanto si camminerà piano e si arriverà fino al Parco Sempione. Al Parco Sempione ci aspetteranno dei tamburi, del drum circle, ci insegneranno per chi volesse e avesse, come dire, desiderio anche a suonarli quei tamburi. Io non so se tutti avremo voglia di suonare i tamburi. Sicuramente però avremmo voglia di cominciare a stare insieme.
cominciamo a stare insieme avendo un volto, per cui parlate con Alessandra e raccontatevi le vostre storie. Le più belle le raccoglierò io e le porterò in televisione e sul Corriere della Sera. Alessandra, a te. Buonasera a tutti, grazie, è stato veramente emozionante ascoltarvi. Io direi che per cominciare potrebbe essere bello che scriveste in 10 righe quello che avete detto stasera, in modo che man mano vi mettiamo sul sito e sia nella prima pagina del quartiere sia nella sezione delle associazioni. Quindi magari ci scriveremo una mail dando dei nostri riferimenti e così cominciamo a presentarvi sul sito e cominciamo a impostare un dialogo. Mi è anche venuto in mente che i libri che sono già stati scritti potrebbero essere a loro volta fonte di tante storie, quindi cominciamo anche a immaginare se è possibile, se vi piace l'idea, di pian pianino magari mettere sul sito riassunte oppure singoli paragrafi o singoli capitoli, potrebbe essere un'idea per da una parte divulgare i libri e dall'altra arricchire i siti, perché credo che la memoria, appunto, coltivare la memoria sia il modo migliore per poi andare avanti nel silenzio. Scusi, ci può dare l'indirizzo cui mandare questo documento? Allora, Alessandra. Non ho capito. Alessandra. Chiocciola. quartieritranquilli.it. E Letizia.Rittatore. Scusi, ripeta il cognome. Letizia.Rittatore. Rittatore. Roma, Imperia, Torino, Torino, Ancona, Torino, Otranto, Roma e purtroppo devo sempre dire così, come dittatore, posso la radice la R. E dopo la chiocciola? chiocciola@gmail.com. Comunque ci vediamo. Ci sarebbe visto 2 minuti.